Ciao ragazzi, nella puntata di oggi vedremo come rafforzare le nostre gambe. Ma prima, sigla! Ciao ragazzi, oggi nello specifico vedremo come rafforzare i nostri quadricipiti e i nostri ischio crurali attraverso squat e affondi. Prendi una pallina non troppo gonfia e posizionala al muro, all'altezza del sacro. Non poggiare le spalle alla parete, posizionandole invece in linea con il bacino. Posiziona i piedi un po' più avanti, tenendo le dita ben aperte e sentendo bene l'appoggio del primo, dell'ultimo dito e del centro del tuo tallone. Inizia a piegare le tue gambe, scendendo con il bacino e arrivando in linea con le ginocchia. Direziona i tuoi ischi verso la parete dietro, come se si dovessero allontanare dalle ginocchia. Ripeti per 5-6 volte. Dopo la sesta ripetizione, fermati con le gambe piegate e molleggia. Mentre fai l'esercizio, ricordati di non superare con il bacino la linea delle ginocchia. Ricordati inoltre di direzionare gli ischi verso la parete dietro e non verso le ginocchia. In tanti ci avete chiesto che brand utilizziamo per i nostri outfit. Vi presento Rola Mossa. Rola Mossa è un brand brasiliano che normalmente utilizziamo per i nostri allenamenti. Siamo contente di lasciarvi un codice sconto da poter utilizzare nel loro sito. In descrizione troverete tutti i dettagli. Prendi un rullo e posizionalo a fianco del piede sinistro. Poggia le mani sopra il rullo e allontana il piede destro. Piega il ginocchio destro portandolo verso il pavimento e ristendi le gambe spingendo bene i piedi nel pavimento e le mani sul rullo. Ripeti l'esercizio per 5-6 volte. Fermati con le gambe piegate e molleggia per 10-20 volte. Mentre fai l'esercizio, ricordati di non avvicinare troppo la gamba al rullo, ma allontanala bene per formare sempre un angolo di 90 gradi con il ginocchio. Ricordati inoltre di non portare il tallone verso l'esterno poggiando sul mignolo, ma direzionalo bene verso la parete dietro di te, sentendo bene l'appoggio su primo e secondo dito del piede. Mi raccomando, fate attenzione a non tenere le spalle chiuse, ma apri bene le tue spalle dirigendo le clavicole verso le pareti laterali. Vi è piaciuto questo allenamento? Scrivilo nei commenti e lascia un like al video. Continua a seguirci e non perderti la prossima puntata! Sì. Niente, sta ridendo. Ripeti l'esercizio per 5-6 volte.